Ma non l'ho ancora vista, cioè. Non lo so. Pensavo mi inseguisse, ma non ho ancora incontrato. Ah! Ebbene, come era già previsto durante la produzione del capitolo 1, rieccoci qui con Poppy Playtime. Ehi, hey, gente, questo è Vio. Ben ritrovati sul canale con Poppy Playtime, Chapter 2. Sarebbe capitolo 1, per chi non fosse anglofono. Aspetta, neanche io lo sono. Perché l'ho detto così? Però in alto a destra riesco a vedere Huggy Wuggy, Huggy Wuggy, il nostro amico del capitolo 1 che avevamo fatto fuori in maniera abbastanza cruenta. Che dovrebbe tornare solo come paraplegico. Però vedendolo così in cielo in alto a destra, suppongo che sia un simbolo per dirci: ehi, è morto e si trova nel mondo dei soldi, nel paradiso. Anche se dubito che una bestia del genere finirebbe mai in paradiso. Però magari sono delle regole che non conosco sulla diversificazione tra bene e male. Magari è una questione soggettiva. E i malvagi vanno tutti in paradiso. Comunque, ciance le bande, bando le ciance, ciance le ciance. Play. Capitolo 2. Mosca in una ragnatela. Con Poppy ora libera, la situazione inizia a cambiare rapidamente mentre tu cerchi un modo per scappare dalla fabbrica. Frank, io mi ricordo dove è l'entrata ad occhi chiusi, cioè alla fine basta rifare indietro gli stessi passi che hai fatto per arrivare fin dove sei arrivato. O sbaglio? Cioè, non è così difficile tornare indietro, però tu sai quel che vuoi, perciò ti accompagniamo nella tua avventura. New game. Tieni qualsiasi bottone per skippare. Non ho guardato se hanno messo magari l'italiano nel secondo capitolo, anche se dubito. Ok, qui è troppo buio, decisamente troppo. Oh. Che posto è questo? Vi ricordate che all'inizio del capitolo 1 pure mostravano un posto? E la stanza col fiore. Oh. Mostravano la stanza col fiore, se vi ricordate, e dentro avevamo trovato Poppy. Questo è il giocattolo più inquietante che abbia mai visto. Per strangolare gli altri bambini, suppongo. È questo che serve a allungare. In poche parole ha detto Mommy Longlegs, un giocattolo allungabile all'infinito, elastico. Quando vi divertite voi, si diverte anche lui. Anche lei. Perché si chiama Mommy Longlegs. Penso che sia una lei. Oh? Oh, oh, ho sentito wake up. È con la voce della bambola, effettivamente. Adesso si vede sgranata un po' la bambola, se guardate bene, attentamente. Ha detto wake up, che sarebbe svegliato. Svegliati. Wake up. Allora sì, non ero sordo. Perché all'inizio, anche quando hanno mostrato la foto di quella stanza, pure l'ho sentito, però ho detto nah. Nah. Sono io che mi sono appena svegliato. Nah. E voi direste, ma chi è che si sveglia alle 12 di notte? Io. Per giocare a Poppy Playtime. E farmi sbattere fuori dall'appartamento, finalmente. Allora. Ci hanno aggiunto la filigrana, il gioco sta già laggando una meraviglia. Oddio mio. Non mi piace questo effetto di puntini bianchi di filigrana, non mi piace per niente. Però non credo che si possa rimuovere. Eh no, dopo attente analisi sono arrivato alla conclusione che no, non si può rimuovere. Ok, ci stiamo rifacendo la stanza indietro. Adesso l'armadio si è spostato. Vi ricordate che c'era quella stanza nella quale ho provato ad entrare, ma era bloccata dall'armadio? Adesso è sbloccato. Quindi possiamo proseguire. Pronto? C'è nessuno? Nessuno. Ah, lui è morto. Sì, bravo, ridi. Lui? Oddio, che cavolo ha? Cioè, stava camminando da solo in avanti. Lui spero non sia cattivo. Cioè, non sembra cattivo così a primo impatto. Vabbè, per carità, neanche lui sembra cattivo così a primo impatto, quindi non mi baserò sui graffiti per esporre il mio giudizio sulla bontà di una creatura. Scale, bloccato. Bayer 09, bloccata. Ok, vedi che già qui sei un po' meno simpatico? This way, di qui dove? C'è una sola strada da seguire, effettivamente, quindi... Oh, dai, un altro bambolino ucciso, poverino, cioè è tutto dissanguato. Giocattolino. E se i giocattoli fossero persone trasformate in persone trasformate in giocattoli e quindi gli altri giochi le hanno perseguitate, per questo c'hanno il sangue dentro? Però anche Huggy Wuggy aveva il sangue quando è caduto, quindi è probabile che siano senzienti semplicemente. Continua ad andare. Keep going. Devo tirare questa maniglia. No! Che sto facendo? Ah, devo fare l'altalena. Ah.
Ok, no, premendo W è successo qualcosa di strano. Allora, devo abituarmi a questa meccanica. Ok, lasciando andare click, se n'è andato. Ok. Ah! Ma è difficilissimo, Frank. Ma è impossibile sta cosa. Frank, devi aiutarmi. Non ci riesco. Sono troppo stupido. Forza! Ah! Oh, ce l'ho fatta, ma è difficilissimo. No, adesso devo riprovare. Adesso devo riprovare, devo diventare un maestro di questa cosa. Ah! Ma è perché devo tenere premuto W? Perché queste due volte ho tenuto premuto W. Ah, no, non funziona. Cioè, in qualche modo c'ho l'accelerata e in altri modi no. Ui! No, devo tenere W prima di saltare dal dirupo, così guadagno un po' di accelerata. Ho capito. Ho capito. Premi qui. Lo sai che non mi piace. Oh. Penso che invece sposterò questi barili. Però premiamo, dai. Solo perché sono gentile, eh. Non dire cose strane, però. Ah! Oh, 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 oh. Sembra coso. Sembra. Sembra Pippo. Qualcuno ha bisogno di un abbraccio? Non io, grazie. È meglio se mantieni le distanze, se non essere preso a schiaffi. Ok? Ecco. Quel che ti meriti. Non pensavo che saresti caduto, ma è quel che ti meriti. Sì, devo andare di qua. Anche perché quella è sbarrata, quindi. Qui non posso fare niente. Non c'è niente di nascosto. No? Niente? Beh, una chiave bella grossa, eh. Una chiave come un fiore. Effettivamente, ora che ci penso... Dio mio, sono un cretino. C'era una porta nella quale... Oh, un dinosauro dissanguato, pure lui. Sì, devo tenere W per guadagnare accelerata. C'era una porta rossa qui. E non ho neanche provato ad aprirlo. Elliot Ludwig. Non era tipo il fondatore, Elliot Ludwig? Mi pare fosse il fondatore di questa azienda. Eh sì, mi sa che devo raccogliere la chiave. Inconsciamente l'ho raccolta per... cioè, per errore, praticamente. Eh no, l'inventario mostra in maniera diversa adesso. Adesso con tab che si apre l'inventario. Prima era esca e poi inventory. Cos'è sta roba bruttissima? Ah! Ah, un achievement. È un collezionabile, interessante. Cos'è questo collezionabile? Daisy! Margherita sarebbe, no? Pizza Daisy. Ok, qui serve una cassetta. Vediamo. Oh, eccola qui. Perfetto. Ok, vediamo questo bellissimo video. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. La compagnia Playtime Co. è il prodotto del lavoro di un grande uomo, Elliot Ludwig. Divorziato, ma un uomo di famiglia nel cuore. Il suo obiettivo era portare dei bellissimi giocattoli a dei bellissimi bambini. Bravissimi bambini. Children around the globe. Intorno al mondo. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime. Ha speso tantissime ore dentro la fabbrica, lavorando con tante ore di straordinario. Tra l'altro ho notato che gli censurano la faccia, mentre gli altri no. Come mai? Ha fatto tante ore di straordinario in un tentativo di innovare continuamente i giocattoli della fabbrica. Nel 1960, una sfortunata morte di famiglia lo ha completamente distrutto, ma con la forza è tornato in piedi e ha continuato a lavorare a Playtime Co. Lui non era contento di lasciare un progetto non finito. Come un solo uomo ha creato un impero così grande? Come è fatto a riuscire a rimanere così determinato nonostante una perdita così grande? Tutto è iniziato nel 1900. Cioè, sul più bello mi tagli, ma sei suino! Sulla parte più bella, praticamente. Mi stavo spiegando come mai... Chi è uscito da qui? Mi stavo spiegando come mai il signorino Elliot Ludwig... Non posso entrare qui, neanche se mi abbasso? No, non riesco a salire lì. Oh, però qui devo interagire. Ciao, giocattolo. Oddio, anche tu hai fatto una brutta fine. Perché sono tutti sporchi di sangue? Questo cos'è?
Esperimento 8. Aspetta. Oh sì, lo posso raccogliere. E come si legge? Scusami, non si può zoomare. Oddio. Frank. Frank. Cioè, è scomodissima sta cosa. Questo esperimento è utilizzato in... On... Ah, sui ratti. Sui ratti vivi, on live rats. Il ratto è stato nutrito con 3 porzioni giornaliere per 2 settimane. Alla fine delle 2 settimane il ratto è stato ucciso e affogato. No, è sommerso in... Che fiore è Poppy? Non so che fiore sia il Poppy. Non è tulipano. Forse è coso. Begonia. Non mi viene adesso. Comunque nel liquido di questo fiore è... Progressivamente... Non riesco a leggere quella parola. Una settimana dopo un shock elettrico è stato applicato al resto del suo corpo. Il ratto è rimasto... È rimasto morto, cioè non ha funzionato. Credo che il potenziale del Poppy, del fiore Poppy e le sue proprietà non comuni portano a credermi che il modo migliore per mischiare e procedere sarebbe cambiare lavorare le sue abilità di cambiare la vita. Il fiore Poppy ha a lungo... Non riesco a leggere, cioè non posso zoomare, Frank, non posso leggere, non si capisce niente. Non credo che sia un no, però qualcosa di più grande. Quindi la mia idea con questa cosa qui che stanno dicendo, hanno cercato di rianimare un ratto morto. Perdonate la traduzione, ma appena si legge sta cosa, cioè è difficile. Hanno provato a rianimare un ratto morto con questo Poppy Flower, e il punto è che ci sono riusciti. Quello era un tentativo mal riuscito, però pian piano, con la giusta combinazione di sostanze chimiche, sono riusciti a creare questa sostanza della vita che, con immergendo i giocattoli o comunque qualsiasi cosa non fosse senziente dentro questo liquido e poi rianimandolo con una scossa elettrica, prendeva vita. E quindi questo è il modo in cui i giocattoli sono diventati vivi. Che è sta roba? Dove sei? Ah! Sorry. Didn't mean to scare you. Scusa, non intendevo spaventarti. Stavo solo cercando di riattivare il sistema elettrico. Qui. Non hai le braccia allungabili. Vieni qui. Ah, guardate le braccia. Le mie mani la attraversano. Quindi devo riattivare la corrente elettrica. Quindi devo toccare i 2 cavi. Poi dov'è il tasto? Il tasto da premere. Ah, eccolo qui. Stai applaudendo. Mi stai dando dell'idiota. Credi che non sia capace? Volevo ringraziarti per avermi liberata. Ero rimasta bloccata dentro quella cassa così a lungo. Grazie. Vorrei ripagarti. Non andare via. C'è una stazione dei treni e serve un codice, ma... E io te lo darò. Oh! E io ti darò quel codice. Per aiutarti a scappare, non appena salirai qua su. Come salgo lassù? Ah, devo andare lassù. Aspetta, ma questa porta non si apre? No, devo salire lassù. Dai, sono ancora una bambola. Ok, quindi devo ritornare nei condotti dell'aria. Spero di non essere spaventato di nuovo da questa signorina dalle dimensioni molto ridotte. Oi! Sì, ho notato. No, questa cosa non la devi dire. Dovrei essere in grado di seguirti attraverso i condotti dell'aria. Ma perché non scendi e cammini con me? Perché devi fare la stronza e spaventarmi dicendo quella cosa inquietante tipo I see you? Cioè, è una cosa da gioco horror, non si dice. Ti devo insegnare io a comunicare con le altre persone? Che è successo sto divano? Non sono stato io. Che è successo sto divano? Veramente, che è successo? Ok, così va meglio. Qualcuno si siede, dai, un po' inclinato verso sinistra, ma meglio di niente, no? Dove devo andare? Oh. Ah, prima era spenta la corrente, per questo si è accesa adesso. Fammi passare. Oh no. Ok, mentre prima era solo rotto, adesso direi che se cado qua giù faccio una brutta fine. Quindi devo giocarmela bene. No. Ok, mi sono ritirato troppo. Ma come devo fare, scusami?
You can take it. Puoi resistere, tipo. Alzati. Come devo fare? Scusami, non ho capito. Cioè, se io mi ritiro e continuo... Appena lascio andare il mio tasto di ritiro, si sgancia. Ok, non riesco a capire. Devo usare due mani, allora. Una la uso per ritirarmi e l'altra per... E mo! No! Sono morto di nuovo. Sì. Sono morto di nuovo. Ma è scomodissima sta meccanica! Cazzo, o io la sto usando male, oppure è scomodissima in sé per sé. Cioè, è orribile. Non ho mai detto che sarebbe stato facile. Minchia, se ho problemi a fare un salto così, allora dimmi che cosa ci sarà dopo se questo non è facile. È facile, ma è scomodissimo. Ma che cacchio? Allora, forse ho capito. Ah! Indiana Jones. Chiuso, chiuso. Io ho paura. Ma sta, qualcuno sta canticchiando. Qualcuno ha sparato in testa quel gatto. Proprio l'ha messo al muro, gli ha sparato in testa. Guardate lo spruzzo. Oppure è lui che ha commesso suicidio. Proprio. Pam! Oh! It's a buzzy bee, that's me! Vediamo un po'. I dipendenti di Playtime non hanno il permesso di andarsene fino a che non avranno completato il loro routine giornaliere. I loro compiti giornalieri. Devo entrare lassù? Sento Poppy cantare. La bambola. Oh, qui è aperto. Ciao! Perché stai canticchiando di fronte a un foro così grande? Che cosa c'è là sotto? Oh, ha laggato. Finalmente sei con me. Ok. Poppy è morta. Mi ha appena detto, ascolta, ho bisogno che tu mi creda, che tu ti fidi di me. Stavo iniziando a fidarmi, se solo fossi rimasta viva qualche altro minuto in più. E invece. Guarda, dove devo andare, scusami. Qua è chiuso. Là è chiuso, qua è chiuso. Devo saltare giù? Mi sa che devo saltare giù. Non c'è un modo che per agganciarmi a scendere pian piano? Ah! Oh, sono vivo. Ok, sta laggando in maniera sproporzionata. Oh! Questo fine... Ah, ma è un scivolo. Elliot Ludwig. Cos'è? Una specie di scivolo per arrivare in fretta in ufficio? Stella Gris... Vedete che Stella l'hanno assunta alla fine, quella psicopatica del colloquio che parlava di morte. L'hanno assunta! L'hanno assunta, ecco, è stata lei a creare i giocatori strani, è stata lei. 100%, è stata lei a creare killer. Late Pierre, era quello che non dovevamo spaventare. Eddie MNR, non so chi sia. E qui qualcuno è caduto giù, però queste lettere sono... Nio e yin halj abe. Nio nion haj abe. Quindi qua c'era nion haj abe. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 lettere. A chiunque piace fare gli anagrammi, 5 lettere sopra di nome e 6 lettere di cognome. Noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lettere. Quindi io penso sia nio e yin haj abe. Sicuramente questo è il suo nome. Oh, la testa. Vieni qui. Vieni qui. Wii-u. Energia elettrica. Qualcosa mi dice che devo andare verso l'energia elettrica perché di là è alzata solo a metà. Quindi. Ok. Ah! Ah, quindi quando tocco di qua si attiva la ok. Allora se lo faccio tipo così. Non puoi bloccare il mio intelletto. Uguale. Può bloccare il mio intelletto. Può farcela e come. Allora forse non devo toccare questo. Facciamo così. Ok. Ok. Oh. Eh beh. Posso fare altro che vantarmi della mia... del mio intelletto superiore. Ok, si è aperto di là, ma io penso di dover andare di qua, dove c'è tutto lo schizzo di sangue. Dello spruzzo. Cioè... io manderei un giocatore in un posto più inquietante come questo, piuttosto che di là. Game Station. Ah, per il treno di cui parlava. Cos'era quel rumore? Oddio mio, devo andare di qua? Ok. Ah, devo attivare quella roba lì. Cosa? Mi ha staccato il braccio!
No, era il giocattolo della pubblicità. Non è divertente, Poppy? Molto divertente, Mommy, ma l'hai ucciso. Oh, Gesù. Mommy ha sentito che Poppy ti stava dando il codice del treno. Ora, com'è questo divertente? Invece, perché non giochiamo insieme? La stazione dei giochi funziona ancora. E torneremo ai vecchi tempi. Quindi sa, mi conosce. Se dice torneremo ai vecchi tempi, sarà proprio come ai vecchi tempi. Vuol dire che mi conosce, mi ha riconosciuto la stronza. Sai che era un ex dipendente. E se vinci abbastanza giochi ti darò il codice del treno. Oh, mamma, ama l'idea, Poppy. Ma perché non stai parlando, Poppy? Ho visto che ha mosso gli occhi e quindi è vivo. Perché non sta parlando? Ci divertiremo da matti. Vai a Musical Memory e Mommy farà iniziare tutto il gioco. Segui le regole o io ti farò a pezzi e mangerò il tuo interiore mentre tu sarai ancora vivo. Ma vai a cagare! Ma cos'è sta roba inquietantissima? Mamma mia! Inquietante come poche! Oh, si è aperta! Ma allora non era un problema, cioè, scusami, perché cazzo mi hai dovuto bloccare la strada? Cioè, ridammi il mio braccio! La mia mano! Rivoglio la mia mano! Oddio. Questo cos'è? Un bruco? Ah, gli hanno cavato gli occhi. Ma perché questa perversione? Devo premere... Ah no, forse devo tirare solo con la mano, vero? Già. Inquietante. Stazione Game Station, stazione dei giochi. Quindi penso che è qua che volesse che io arrivassi. Questo robottino l'ho visto morto tipo 14 volte finora. È inquietante sta roba che ho appena sentito. Sai cosa? Vai a cagare. Vai a cagare. Vai a cagare. Non ti voglio più sentire. Non ti voglio più sentire. Ok. Via. Levati dalle pale. Dalle pale eoliche. Quello è il treno. Oh, ma qui c'è una lucina che lampeggia. Suppongo di dover andare di qua. Oh, Kissy. Non mi odi, vero? Non ti troverò come nemico qua. Ci stiamo preparando per la partenza. Tra 3, 2, 1. Devo andare là dentro? Ah, mi serve una mano verde qui. Non è più né rossa né blu. Mi serve una mano verde. Dove cacchio la trovo una mano verde? Suppongo che sarà la mia sostituzione per la mano che ho appena perso. Suppongo. Sta laggando un bel po', eh. Forse dovrò diminuire la qualità. Ok. Ciao bambini, benvenuti alla stazione dei giochi. Io sono Stella. E ho creato tre bellissimi giochi per giocare. Questo test mostrerà quanto pazzi, forti e intelligenti le siete. Scendete per le scale e inizieremo a giocare a Musical Memory. Ci vediamo tra poco. Oh, è la musical. È la Musical Memory. Però non vedo le scale, Frank. Ah, è un portone che si è aperto. Musical Memory. Perché ha la faccia da serial killer? Più che altro i due tagli così sull'occhio non promettono nulla di buono. Sei tu il giocattolo? Strano? Pure tu sei stato fatto pessi. Playtime Co. Ok, la stessa cosa delle... Ah? Non è permesso far prendere parte in attività, in festività di gruppo durante le ore durante le ore della compagnia. Oh, hai da dirmi qualcosa, Frank? No. I know when your birthday is. So quando è il tuo compleanno. Giugno 28, sbagliato, non ci sei andato neanche vicino, coglione. Quale bambino dovrebbe fare una strada così strana per arrivare a giocare a un gioco? Che Musical Memory sarebbe quello dove dobbiamo tipo premere i tasti nell'ordine. Non so se avete mai giocato a Rhythm Games. A qualche Rhythm Games. Dove bisogna premere i tasti nell'ordine in cui li vediamo. Per esempio, non so, destra, destra, su, al ritmo musicale. Devo tirare questo, suppongo. Oh, ho acceso la corrente. Oh, una cassetta. Che è successo? Poi? Molding room, diciamo che è un impianto 3D
È una stampante 3D sarebbe. Molding sarebbe... Oddio. Non so neanche come tradurla. Per la cera, dove si creano i... Ok, devo premere l'altro tasto. Dove si creano i... Ah, ok. Lì sta perdendo del liquido. A quanto pare devo... Ah, ok, come immaginavo. Per addrizzare quel tubo storto. Creerò un giocattolo, delle statue. Che cosa creerò dentro questa macchina con quella cera che ho sciolto? Oh, una mano creerò! Alla grande! Fammi indovinare, sarà pure verde. Oh, lì c'è qualcosa. Lì c'è qualcosa da raccogliere. Adesso? Devo premere l'altro tasto? No. Ok, sì. Non c'è inchiostro dentro la macchina, ma si è visto spruzzare l'inchiostro in maniera troppo aggressiva. Devo cercare l'inchiostro. Oh, una cassetta, vero? Ho raccolto una cassetta verde. Chiusa. Playtime & Co. Un tutorial per... La mano verde. Spara ai outlet della polvere per reggere temporaneamente dell'elettricità. L'elettricità dura per 10 secondi nella mano. Dopo 10 secondi la carica svanisce. Si esaurisce. Mentre avete l'elettricità, la... Sparate la mano verde per attivare momentaneamente degli impianti elettrici. Durano anche questi lo stesso timer. Quindi la cattiva attenzione del tempo potrebbe risultare in infortunio. Il tipo è morto di brutto con la serranda che è caduta in testa. Quindi, blu no, devo raccogliere la verde. A quanto pare devo trovare l'inchiostro. Qua non c'è niente? Evidentemente no. Saliamo per queste scale che ho visto subito. Per finire dove? Per finire. Oh, guarda qui, inchiostro. Inchiostro che devo mettere qui, suppongo. Ok, sei contenta? Oh, non mi sono rotto le ginocchia stavolta. Strano. Ok, adesso c'è inchiostro. Me ne bastava una, eh. Non è che me ne saranno 5. Ok. Imballaggio. Imballaggio. Dammi qua. Dammi qua. Grazie. Beh, almeno ne ho altre 4 nel caso Mommy decidesse di prendermi un altro braccino, un'altra manina. Ah, ok, devo tipo muovere l'elettricità da qui a qui. Geniale. Geniale. Per finire, non mi piace per niente questo posto. Per niente. Ah! Mi hai pure laggato, finiscila! Oddio mio. È insopportabile sta cosa. Ok. Così sembrerebbe andare, diciamo, in maniera mezza decente. Che gioco è questo? Qui c'è una maniera da tirare. Non esiterò a tirarla. Non posso tirarla. No, non funziona. Playtime & Co. Welcome to Musical Memory. Benvenuti a Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition. Questo avanzato test di cognizione è disegnato per abilitare e mettere in funzione gran parte del cervello frontale per vedere come le tue abilità di memoria funzionano. Una sequenza di colori sarà mostrata e tu dovrai, come dicevo io, dovrai ripremere i tasti nello stesso ordine. Bunzo lentamente si abbasserà verso di te. Quando completi i colori in maniera corretta, ritorna su. Quando sbagli, scende più in fretta e quindi quando arriva mi schiaccia la testa, vero? Se Banzo ti raggiunge, il tuo test è over. È finito. Quindi anche la mia vita finisce, suppongo. Oh, c'è veramente Banzo. Ciao, Banzo. Non puoi, non so, andare da un'altra parte. Oddio, quindi non posso andare via da qui. Perché Banzo veramente mi fa a pezzi. Oh, Gesù. Non so neanche andare via. Non posso scappare. Oh. Non è bellissimo? Mommy non ha visto questo posto funzionare per anni. Non puoi neanche immaginare quanto contento sia Boso. È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ha giocato? Oh, oh! È passato così tanto tempo dall'ultima volta che ha potuto giocare
E poi ha detto mangiare alla fine. Non ho sentito cosa ha detto in mezzo, ma ha detto mangiare. Oddio mio, sei cannibale? Cioè, mi fai il cervello in poltiglia e poi me lo mangi? Meglio di no. Oh, quella è la campanella della cena. Buona fortuna. Oh Gesù, è inquietante sta roba. Red. Oh Gesù, è inquietante. Quindi devo premere red. 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 Rosso, rosso. Red. Red. Yellow. Rosso, rosso, giallo. Red. Red. Yellow. Red. Rosso, rosso, giallo, rosso. Red. Red. Yellow. Red. Yellow. Rosso, rosso, giallo, rosso, giallo. Ho già vinto, posso andare a casa? Round 2. Red. Rosso. Rosso, verde. Red, green, blue. Rosso, verde, blu. Red, green, blue, green. Rosso, blu. Ho sbagliato. Red, rosso, rosso, blu, green, dai, non sono stupido, ho capito, torna su. Red, blu, blu, green, green. Red, green, blu, green, green, violet. Cosa? Dove cazzo è il viola? Oh, me la metti dietro, ma sei suino sei. Violet. Round 3, ok, non mi piace il round 3. Yellow. Giallo. White. Giallo, bianco. Yellow, white, green. Giallo, bianco, verde. Yellow, white, green, red. Giallo, bianco, verde, rosso. Yellow, white, green, red, orange. Orange. Poi green, red, orange. Yellow, white, green, red, orange. Yellow, white, green, red, orange, blu. Yeah! Socchia! Non mi mangerai mai, lo sai, vero? Sono troppo intelligente per te. Blu! Blu! Jay? Jay! Blu, Jay, cuore. Cosa, non era blu? Ah, blu, Jay, cuore. Red. Blue J heart red. Blue J heart red. Bye. Blue J heart red di greco. Blue J heart red. Bye. Yellow. Ma che cazzo? Blue J heart white. Ho sbagliato. Oh cazzo. Blue J heart red. Bye. Yellow. Blue J heart. No, ho premuto J, volevo premere. No. Blu, J, heart. Bastardo. No, fammi ricominciare dal round 4, per favore. Per favore. Ho ancora tanti piani per te. Mi chiedo chi è che ci sta mandando questi messaggi quando facciamo una brutta fine. Chi è che ci sta mandando questi bellissimi messaggi? Eh? Sei proprio tu, Pier Silvio? Madonna, l'ultimo round ho perso, penso. Adesso fosse l'ultimo round, perché era quello più strano. No! Tutti i round! No, Jay. Jay. Jay, heart. Jay, cuore. Jay, heart, green. Jay, cuore, verde. Jay, heart, green, pie. Jay, heart, green, pie. Jay, heart, green, pie, Jay. Jay, heart, green. Bye, Jay. Oh, Gesù, che sta... Oh, cazzo. Massacro, hai detto! Hai detto massacro! Oh, Gesù, questo è barare. Oh! Ah, si è rotto! Stavi barando! Massacro non è un colore! Per aver fatto un lavoro così splendido, Mommy ti deve... Deve darti parte del codice del treno. Guarda su. Oh Gesù! Quanto è lungo quel... Disse lei. Quanto è lungo quel braccio?
Quindi cos'è, un mezzo codice? Ho un mezzo... Ah no, un terzo di codice, manco mezzo. Mommy sperava che il gioco durasse di più. Ma va bene così. Mommy conosce altri modi divertenti per giocare con te. Davvero inquietante, Mommy. Davvero inquietante. Ah! Questo è illudere speranze nelle persone, Suina, che non sei altro. Questo è dare false speranze. Ero già convinto di andarmene e tu mi fai questo giochetto. Sei cattiva. Vabbè, ma questo penso l'abbiate capito tutti voi. Ok, sei cattiva. Vedi che adesso la posso tirare dalla su, però no, vero? Forza, forza, ce la possiamo fare. Dai, dai, dai. Sei proprio tu, John Wayne. Aspetta un jumpscare da un momento all'altro. Ti può essere seguito da chissà quale mostra. Ok, sento dei rumori strani, molesti. Mamma mia, se alimenta la mia claustrofobia questa roba qui. Piuttosto che stare qua dentro, non lo so. Ok, siamo finiti in una specie di deposito. Va bene. Siamo in un deposito, a fare cosa? Oh, ma almeno qui i giocattoli non sono ancora stati tutti dissanguati. Sono ancora vivi. Questa non si può aprire. Tenete questo posto bello pulito. Infatti vedo che avevano fatto un bel lavoro nel seguire le regole. Rifiutato. Kick me Paul. Motivo per il rifiuto. Non piace a nessuno. Hanno riso di lui la presentazione quando è stato rivelato. Povero bambino. Sei tu Kick me Paul. Povero. Ti hanno rifiutato. Povero. Questo è Daisy. Ah, un altro rifiutato. Daisy, marionetta. Troppo spaventato per i bambini più piccoli. E... effettivamente con questo sorriso è abbastanza inquietante. Quindi qua ci sono tanti giocattoli. Oh, il brontosauro! Ciao, piccolo! Non ti muoverai, vero, all'improvviso? Io non sono cattivo. Oh, un altro giocattolo rifiutato. Petstone. Questo qui... la Petstone. Effettivamente penso che sia una referenza alla vita reale, perché la Petstone è esistita davvero. Negli anni 80 circa c'era un uomo che per scherzo ha creato la Petstone, cioè la pietra animale domestico. È esistita, esistita davvero come giocattolo, è una cosa vera. Non è stata rifiutata, l'ha proposta su internet, una pietra, diciamo, pulita dentro una cassa... dentro un contenitore con un specchietto trasparente e un lettino di paglia. L'ha venduto, ha fatto milioni vendendo letteralmente delle pietre quest'uomo. Quindi esiste davvero la pezza, non è stata rifiutata, è stata accettata, nonostante qua dica che i gruppi di focus erano confusi. Credetemi, è stata un'idea da milioni di dollari e quell'uomo ha fatto tanti soldi. Oggetto rifiutato, Orange Bot Toy. Dopo aver considerato entrambe le opzioni, il management ha deciso di andare con Mommy Longlegs come playtime and co-stretch concept. Ah, quindi Orange Robot Toy Boy doveva essere l'alternativa di Mommy Longlegs? Io avrei preferito Orange Toy Long Boy. Eccola qua, Mommy Longlegs. Posso vendicarmi? Posso vendicarmi? Per l'esperienza che mi sta facendo passare questa stronza, questa suina. Oh, Huggy! Ciao, bello! Vai cagare. Discolore. Oh, qui c'è un impianto elettrico. Dove lo devo mettere? Da qualche parte devo trasferire queste elettriche. Oh, una cassetta blu. Dove cacchio la trovo? La cassetta blu. Questa la devo tirare? Non credo. Non ho capito un cazzo. Ah, ok, pesa troppo e quindi non si alza perché c'è Brontosauro sopra. Questa elettricità la devo portare da qualche parte. Un altro giocatore rifiutato? Mommy Longlegs, concetto 1, concetto 2. Troppo... faceva troppa paura. Disegnato in maniera più semplice, con colori più... forme più semplici. Ok, ok. Ma cacchio è che devo portare questa energia elettrica? Che per ora non vedo un posto dove devo portarla. Dura 10 secondi, quindi non mi basta per cercare tutto. Però devo guardare un po' bene in giro. Sopra c'è qualcosa. E che è successo? Questo forse lo devo tirare, perché c'è delle leve. Ah, ok, no, ce l'ha qui l'impianto elettrico, ho capito. Ho capito cosa devo fare più o meno, credo.
Ok, montacarri. Lì forse devo utilizzare quel braccio elettrico, spostarlo sopra il brontosauro e dargli corrente elettrica per farlo tirare. Però non ci arriva il rullino. Il rullo non ci arriva fino a lì. Oh, cacchio. Dove lo devo portare? Oh, lì c'è un collezionabile, l'ho visto adesso. Oh, Frank. Oh, cacchio, sono caduto. Come non lo posso raccogliere? Non riesco a capire sta cosa. Allora, cosa ti devo far raccogliere? Ah, forse devo fargli raccogliere la cime, il collezionabile, probabilmente. Ah, posso far... ah, posso farlo girare. Però prima voglio tirare via questo. Facciamo così, va. Così. Un po' di più. Così. Perfetto. Poi? Si vede che è per questo che non riesco a raccogliere quell'oggetto. No! Tutto stronzo. Lui mia cosa mi ha tirato. Sì, non potevo raccogliere semplicemente perché... devo raccoglierlo. Ah, devo tirarlo da me. Ok, ci sono. Finché non finisce la corrente elettrica. E così è caduto giù. Alla grande. E poi dove ti devo portare a te, scusami? Ah, devo tirarlo. C'è un bellissimo percorso da seguire. Me ne sono accorto adesso. Vieni, vieni. Venghi, venghi. Venghi, venghi, che ci facciamo una bella passeggiata. Ah, ma allora sì, ci arriva fin sopra il brontosauro. Ci arriva, ci arriva. Non pensavo, non ho visto questo percorso fin dall'inizio. Vado a tirare fin su, so fin sopra il brontosauro. Ok. Corrente elettrica. Qui. Una volta che l'avrà tirato dovrò muovere il cosetto via dalle scatole. Ah, a posto. Quindi adesso posso utilizzare l'ascensore? Sì. Potevo semplicemente prendere delle scatole e farmi un ascensore, diciamo una scala di... una pila di scatoloni e salire anche, ci hai mai pensato? Che posto è questo? Oh Gesù. Inquietante. Cioè sembra un... uno spazio per... sento uno strano rumore quando ti dà l'aria. Continuo a sentire sto rumore. Chi è che sta battendo? Pasorello. Ah, devo attivare la corrente elettrica. Ah, da qui? Ci sono. Ci sono. Cosa non va? Ok. Qualcosa non va perché prima... no, no, ho capito, ho capito. Perché se attivo... se tocco questo, l'ascensore sale. Mannaggia te. Ok, devo salire con l'ascensore. Ritiro il braccio. Adesso ci allunghiamo. Così. Adesso l'ascensore sale, ma noi siamo tranquilli perché non siamo giù. Geniale! Geniale! Forza, Frank! Uno strano posto, davvero. Io dubito che ci siano mai stati dei bambini qui. Cioè, io fossi un bambino di sicuro non ci andrei in un posto così. E se fossi un padre di sicuro non manderei mio figlio in un posto così. Ho sbagliato strada, non devo tornare indietro, si vede. Ah, ok. Devo andare di là. Non ho visto che si è aperto questo muretto. Per finire dove? Oh, continuo a sentire il rumore nei combattimenti. Ah! Stronzo, di nuovo mi spaventano i petti d'aria. Ero troppo concentrato sul rumore nei condotti dell'aria. Col battere, col puff, col boom. Mi preoccupa. Non hai messa molto bene, questa sedia per bloccare gli intrusi. Però a quanto pare ha funzionato. Ok. Ok, questo non è niente di buono. Qua no, non posso passare perché c'è la ragnatela. Non avevo... ah sì, è vero. Sono tornato all'inizio allora. Ah sì, sono tornato all'inizio. Ok. C'è l'altra leva da tirare. Adesso passiamo al secondo gioco. Arrivo! Secondo giochino. Qual è il secondo gioco? Sei stato bravissimo. Non hai permesso per essere così intelligente.
Mommy è davvero orgoglioso di te. Ma sono sicuro che te l'ha detta, te l'abbia detto da sé. Il nostro prossimo gioco è Wacko Waggy. Scendi giù e divertiti. Ok? Basta che mi apri. Basta che mi apri, sto invecchiando qui. Direi che è tipo... Acchiappa la talpa, un gioco così. Penso che sia quello. Cosa c'è qui? Oh, quindi qua posso trovare altre manine rosse. Però come ci arrivo fin lì? Non ci posso arrivare. Vabbè, sarà per la prossima. Perché adesso mi sa che mi servirà quella verde. Cos'è sto posto? Orribile. Ah! No! Non posso più andarmene. Ok, come si gioca sto gioco? Lì c'è il centro di osservazione. Benvenuto a Wacko Waggy. Questo test avanzato è disegnato per testare le tue abilità di reazione. Ti sarà dato un wrap pack. Intorno a te ci sono 18 fori. E tanti Huggy Wuggy potrebbero uscire da ognuno di questi buchi. Se uno esce, colpiscilo con il tuo grab pack. Quindi tipo così. Ok. Buon, questo è tutto, buona fortuna. Queste macchie di sangue non promettono nulla di buono. Chiunque abbia giocato non ha fatto una brutta fine. Non ha fatto una bella fine. Chiunque abbia giocato prima di me. I giochi in questo gioco, i giocattoli, quindi Huggy Wuggy che usciranno questi, avevano delle corde, così venivano tirati indietro quando si avvicinavano troppo ai bambini. Fammi indovinare, tu li hai tagliati, quei cavi, e loro possono avvicinarsi quanto vogliono e sbranarmi, staccarmi la testa. Oh, eccolo qua. Oddio mio. Cioè, almeno... Gli indizi sonori sono cattivissimi, a malapena si sentono. Oddio mio. Ne sento due. Ne sento due, ma non ne vedo neanche uno. Oh, Gesù! Oh! Oh! Uccidilo! Non me. Oh, oh, questo stava per uscire. No! Colpiscilo! Oh, mannaggia te! È inquietante sta roba. Dove cacchio sono tutti? Oh, ma ne stanno arrivando 40. Oh Gesù. Oh Dio mio, no. Oh cacchio, quello stava per uscire. Quanti siete, cacchio? Oh wow wow wow, al vostro posto ragazzi. Vabbè, ma qui arrivano tutti, eh. Oh, ah, ah, ah. Oh, ma qui è un esercito. Mi dovrò rifare tutto da capo. Oh, oh, è finita. Oh, oh, ce l'hai fatta. Non essere così delusa, stronza. Oh, mamma è così contenta, orgogliosa di te. Qui. Eccoti qua un altro indizio per te. Ecco qua un altro indizio per te. Dov'è? Da dove cacchio sei uscito? Oh! Dammi qua. Solo un ultimo gioco rimasto da giocare. Triste. Speravo che tu potessi stare qui per sempre. Anche se non è troppo tardi per cambiare idea. Sì, ma se mi ammazzi... Anche se resto qua per sempre, a cosa ti serve il mio corpo marciscente e decomposto? Cioè, capisci? Perché non mi hai aperto la strada per tornare indietro? Capisci che non ti serve a niente
Piuttosto fammi rimanere ma vivo, non con la paura di morire. Mi sa che sono molto più utile da vivo che da morto. Almeno ritengo di esserlo, almeno spero di esserlo. Che devo fare? Ah, mi devo tirare lassù, ok, io stavo usando le scale. Dai, Frank. Come non ci arrivo, ma che cacchio. Oh! Non ci arrivo, ma che cavolo. Ah, ok, devo salire su perché era troppo corto. Ah! Oh, per caso ho visto quello. Mi sarei perso un achievement. Click the button to feed me candy. Premi il tasto per darmi da mangiare delle caramelle. Oh, gnam gnam. More candy. Devo più caramelle. Tieni. Coglione. Questo posto non mi piace. Sembra che sia stato sbarrato apposta quel foro da qualcuno. Cos'è sta roba? Non c'è niente di qua, devo scendere quindi. No, non devo neanche scendere. Che devo fare? Che devo fare, Frank? Devi aiutarmi. Non ci capisco nulla. E ci sono degli impianti elettrici, ma come ci arrivo fin lì? Devo essermi perso qualcosa. Qui cosa c'è? Niente, neanche qui. Si alza da solo? Oh! È un Huggy Wuggy. Oh, è Kissy! Sei amichevole? Dimmi che almeno tu sei amichevole. Nonostante abbia ucciso il tuo fidanzato. Sì, tirala. Tirala. Dai, un po' più di forza. Sì, lei è amichevole. Lei, a differenza di Huggy, è amichevole. Nonostante le abbia ucciso il fidanzato, non è arrabbiata con me. Oddio mio. Non è arrabbiata, anzi ci ha aiutati. Oppure ci ha attirati nel suo covo. Può anche essere quello. Vabbè, effettivamente col sangue che c'è qua in giro potrebbe anche essere quello. Questa energia elettrica dove la devo mettere? No. Forse ho capito. Avete presente le sbarre di metallo? Si vede che devo aprire queste grate e portarlo verso la discesa, così questo trenino sfonderà quelle sbarre, quelle assi di legno. No! Ok, per andare dove? Ok, ce l'ho fatta. Prossimo indovinello, devo metterlo qua, suppongo. Ah! Forse un po' più intelligente. Ok. 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 Ah, devo fare un po' più in fretta. Ok, no, ho capito però cosa devo fare. Quindi adesso mi mancano due. Una la prendo di là. Ci sono. Però prima vorrei vedermi questa cassetta. Forza, mostrami questo bel film. Questo assomiglia a un youtuber, tipo. Non è tipo quel youtuber irlandese. Ci assomiglia davvero tanto. Ci pare pure uguale. Possibile che sia lui. È abbastanza famoso, è possibile che l'abbiano chiamato a far parte. Non mi ricordo il nome. Quello irlandese dell'occhio, non mi viene il nome adesso. Quindi Marcus, che è successo? Non ci capisco. Il suo modo di parlare è abbastanza difficile. Quindi che cosa hai fatto, Marcus? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its horn. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate.
and some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'm not curious. Skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, okay. Grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. Sparisce dalla mia vista, anzi in realtà portami un caffè, anzi no, sparisce dalla mia vista, vattene. Allora, quel che ha detto riassunto, non riuscivo a tradurre parola per parola perché veramente usava molti, come dire, molte, una gran parte di dialettica irlandese, suppongo, bloody thing, quindi è difficile tradurre letteralmente quando parla così, ma ha detto che stava cercando di raccogliere una cosa che non ho capito cosa fosse. E poi si è spaventato perché dentro il corridoio ha visto una creatura strana lunga 15 metri, quindi penso si riferisse a Mommy Longlegs, che è in un corridoio tutto sporco di sangue. E l'intervistatore gli chiede, ma chi hai detto queste cose? E lui dice, a nessuno, quindi suppongo che l'abbiano fatto fuori per evitare che questa cosa uscisse fuori. E gli ha detto anche, qua non esistono mostri, noi creiamo giocattoli. L'ha rassicurato, più o meno, ma penso che l'abbiano fatto fuori. Suppongo che l'abbiano fatto fuori. Per evitare una fuga di notizie. Ok. Ritira, prendi, metti, prendi, metti, poi. Ah, ok, ci sono, devo tirare il trenino in tempo. Vieni, Barry, più veloce. Forza, Barry, che qui stiamo invecchiando. Ah, no, ma si è rimasta aperta, ok. Pensavo di doverla tirare mentre è aperto. Invece è rimasto aperto. Che culo. Meno perdita di tempo, più lavoro. Forza, Barry! Come immaginavo, devo per forza tirarlo giù. Certe volte il mio cervello pesa così tanto dentro questa testa. Quindi cos'è? Siamo liberati il passaggio. Ah, addio, Barry! Sei stato davvero utile! Grazie! Grazie mille! Grazie davvero! Oddio, sta di nuovo laggando a morte. Penso che sia un pre-rendering, cioè sta caricando una mappa in anticipo, quindi... mi sa che mi spacco le ginocchia con questa caduta. Penso che sia semplicemente quando carica la mappa. Questi problemi di caricamento. Questi problemi di lag. Ma siamo ritornati al gioco alla talpa. Cioè, vedi che alla fine mi potevi semplicemente aprire quella cacchio di porta. Però non avrei visto... la cassetta. Sono sicuro che sia uno youtuber, ne sono sicurissimo. Mi pare sia quello youtuber irlandese. Jacksepticeye, ecco come si chiama. È lui di sicuro. È lui di sicuro. Non può assomigliarci così tanto. Hai mai giocato a questo prima? Sei davvero bravo. Sembra che tu sia pronto per l'ultimo gioco. Statue. Segui mommy giù per la scala un'ultima volta. Spero che tu ti sia divertito alla Game Station. Ci vediamo al prossimo... la prossima volta? Ho detto la stessa cosa di prima. Siamo pronti per la partenza? Ah, devo tirare io. Non c'è energia elettrica. Con due mani. Ok. Beh, diciamo che è sicuramente più lungo del primo capitolo, il secondo. Sicuramente. Qui che cosa c'è? Un altro deposito, un altro magazzino. Ma scusami, ma non puoi semplicemente portare i bambini direttamente dentro la stanza? Devono fare tutti sti giri del cacchio, delle stanze di manutenzione, con i pallet, con le scatole. Cioè, dai, Frank. Ah, ok, un altro indovinello. Ah no, questo è raccolta di energia. E qui? Oh, lì c'è una leva. Questo adesso. Mannaggia a te. Oh, aspetta. Posso tirare? Non mi posso tirare sulle leve che sono spente. Ok. Interessante.
Vedi che posso farlo lo stesso. Vedi che posso farlo lo stesso. Allora, cosa devo fare? Dov'è la corrente elettrica qui? Tirarmi lassù. Ok. Prendere la corrente qui? No. Prendere la corrente qui. Ok. Dare corrente qui. Qui. No, ho usato il braccio sbagliato perché sono cretino. Devo utilizzare quello blu. Devo utilizzare quello blu. Uno. Due. Do you want to play with PJ? Questo è Scooby-Doo. Da! Caterpillar or Bug? Questo è Scooby-Doo per forza. Ha detto Bruco o non ho riconosciuto la seconda cosa che ha detto. Ok. 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 Dai! Alla grande. Cosa ho aperto con questo? Un bel niente qua. Dovrei aver aperto... Ok, penso di aver aperto... Ma non c'è niente. Oh! È il rumore di qualcosa con tante, tante, tante gambe. Che sta camminando. E mi verrebbe da pensare che sia il bruco. Per forza deve essere il bruco. Oddio. Lo sento sulla destra. Non mi devo spaventare, vero? Ok. Non lo sento più. Welcome to statues. Benvenuto a statue. This advanced obstacle course. Questo corso di ostacoli è disegnato per testare la tua forza e la tua resistenza fisica. Le regole sono semplici. Le luci si spegneranno. E tu puoi muoverti attraverso gli ostacoli in questo momento. Tuttavia, quando le luci si accendono, puoi guardarti intorno ma non ti puoi muovere. Puoi muoverti ancora quando le luci... Oh! Your test is over. Se PJ ti raggiunge, sei morto. Cioè, il test è finito, non ha detto che sono morto. Frank, sei amichevole? Suppongo che questa si aprirà, vero? Dio mio, non sembra per niente amichevole. Ciao, mammi. È sempre così triste vedere i bambini andarsene. Io sono la cosa più vicina che avessero ad una madre. Ma loro giocavano e poi non tornavano più. Hanno abbandonato Mommy a morire da sola. Mommy non meritava questo. Ma tu... Tu hai lavorato qui. Quindi se qualcuno merita di morire... Quello sei tu, suppongo che mi dirà. Beh. Perché merito di morire? Scusami, che cavolo ho fatto? Che ti ho fatto? Posso muovermi al buio, tipo. Però se si accendono le luci, suppongo di non potermi muovere. Saltare? Posso saltare? Poi? Devo andare qua? Ok, penso di sì. Inquietante. Ah! Perché ho premuto? Oh, è stata una morte istantanea. Non appena ho premuto quel cazzo di click. Ah, non avrei dovuto farlo. Sembra erano le scritte di quando compravo i giochi craccati russi praticamente. Quando cercavo di installare su un PC europeo proprio partiva questa scritta qua. E poi alla fine c'è scritto alza. Apri. Via via Frank, corri, sei come se non ci fosse un domani. Però posso saltare. Hai capito? Non posso cliccare ma posso saltare. Oddio, ah sei ancora all'inizio, io ce ne ho di tempo. Devo premere qua, vero? Ok, quindi anche alla... Oddio mio, mi sta raggiungendo. Oh! Non avrei dovuto premere di nuovo. Mannaggia a te. La luce si è accesa, non me ne sono neanche accorto. Ero troppo concentrato a cercare di capire come cavolo muovermi. Però ho capito, tipo... È tipo American Ninja. Spavento. Ci sono. Stavolta ce la faccio. Terza è la volta buona. La terza è la volta buona. Mm.
mio, sei inquietante come poche cose. Un bruco cane. Via, via, via. Ok, non posso cliccare. Ah! Mi ha raggiunto! Ma cos'è sta roba? Devo essere molto più veloce a quanto pare. Sì, ci siamo quasi. Mi ha raggiunto sto suino. Ma se mi tieni la luce sempre accesa, ovvio che mi raggiunge, che cacchio. Oppure sono stato io che ho cliccato qualcosa e lui non mi ha raggiunto, ma io ho cliccato qualcosa e mi sarei dovuto muovere. Può essere, può essere. Via, 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 via. Ok, non era la volta buona, ma questa di sicuro lo sarà. Ah, perché stavo tenendo premuto S. Ok, non devo più premere i tasti. Oddio mio. Hai capito. Stavo tenendo premuto S. Perché penso, cioè mi viene naturale pensare che comunque faccio un po' di altalena tenendo premuto i tasti di movimento, ma a quanto pare non devo più premerli. Hai capito. Ok, questa per forza è la volta giusta, perché ho capito i miei errori tutti. Stavolta tutti li ho capiti. E cavolo! Dio mio, troppo vicino. È pericolosamente vicino. Dove cacchio sono arrivato? Non sto facendo niente! Ah, stavo tenendo premuto click, ok. Ok, ok, ci sono, ci sono. Non dovevo tenere premuto click. L'innovazione è la chiave. Grazie, Sherlock Holmes. Speriamo di dimenticare la morte. Quindi sì, la mia idea è che stavano lavorando a un modo per riesumare i morti. E quindi l'hanno provato anche, l'hanno testato sui giocattoli e è andato via dai giocattoli. È possibile, è possibile. A me dà fastidio che alla fine Stella sia stata assunta. A me dà un fastidio, cane. Dopo averla insultata in quel modo nel capitolo 1 mi dà proprio fastidio. Mi dà fastidio perché io non avrei mai... Non sto premendo niente, ok? Non sto premendo niente. Niente. Non sto toccando, eh. Difficile, voglio difficile. Io sono un uomo, voglio rischiare. Oddio mio. Strenco tanta sta roba. Dai, che lo sento avvicinarsi sempre di più e sempre più vicino. Sento il suo fiato sulle mie chiappe. Dio mio, perché mi sono infilato su hard? Sarà perché tutte le altre saranno state una trappola? E io non mi fido di nessuno. C'è una statua, perché c'è un achievement, ecco perché. Dammi qua. Tutto mio. Tutto mio. Oddio, lo sento davvero vicino. Davvero vicino. Davvero molto vicino. Ehi, così non puoi fare, eh. Cioè, cacchio, la stai accendendo ogni 3x2. Stai barando. Ancora. Dai. Via. Via, Frank. Non sto premendo niente. Oh, è troppo vicino. Accendi. Mannaggia. Sono caduto. Sono caduto. Oh! Oh! Cazzo. Ok, cadendo giù sono solo più lento. Non muoio. Cioè. No, no, lasciami stare. Sparisci. Oh, devo andare là. Devo andare là, devo andare là. Forza. Oh. Qui sono al sicuro, vero? O devo ancora scappare? Devo andare nel foro, tipo? No, sì, devo andare in questo foro. Ho paura che mi raggiunga il bruco se non corro. Oddio, le mie ginocchia. Ah, le mie ginocchia. Ah. Dove sei andato? Il gioco è finito? Hai vinto? Torna e ti darò... Mamma ti darà la chiave. Ah no, è Pinky Promise. Quella lì dei mignoli. Sarebbe quella la Pinky Promise. Mamma ha deciso che hai vinto.
Mamma, hai deciso che hai vinto. Allora dammi quel cacchio di biglietto. Oddio mio. Oh Gesù. Ha detto che ho barato. Non ho barato. Oh Gesù. Oh Gesù. Ciao. Ha detto che ho barato. Non ho barato. Perché sono entrato nella stanza di osservazione? Ho sbagliato, non sarei dovuto entrare? Avrei dovuto proseguire? Ma c'era un vicolo cieco davanti a me. Ne sono sicurissimo, non potevo tornare, cioè potevo solo andare di qua. Però lei mi ha accusato di barare, ha detto che ai baroni, a chi ai baroni, a chi imbroglia spetta una fine nella quale loro muoiono e mamma ti guarda. Adesso ci sta cercando. Dove sei? Ti mangerò. Una bellissima storia, mamma. Ma qui è tutto inclinato, oppure sono io che sono inclinato? Qui è tutto inclinato. Ok, devo salire di nuovo. Oh, quindi ho l'impressione che incontrerò mamma da un momento all'altro. Ho questo bruttissimo presentimento. Devo andare di qua? Sì. Ho questo bruttissimo presentimento che lo incontrerò da un momento all'altro. Di qua non c'è niente. Pronti al jumpscare, raga. Dai, povero gatto. Questo è quello che mangiava tutti. Le caramelle. Non meritavo questa fine. Oh, devo salire di nuovo. Sono vivo, ce l'ho fatta. Che è sto rumore? Personale, solo personale autorizzato. Ora sono un personale autorizzato, come la mettiamo? Non c'è niente lì. Ma posso entrare? Non posso entrare. Attenzione, condemned. Condannato. Io di condemned so solo la traduzione normale, condannato. Questa era una cassetta verde. Dove la trovo? Oh, qui c'è un'altra lettera. Mommy Leglegs ha l'unica abilità di allungarsi, di allungare ognuno dei suoi arti per centinaia di metri, per centinaia di passi, di piedi. Questo include anche le sue dita, braccia, capelli, collo, bacino e gambe. È molto ostile verso lo staff, ma è molto, ha un atteggiamento materno e si comporta in maniera molto calda verso gli altri esperimenti. È protettiva verso di loro. L'ostilità è diventata un problema abbastanza in fretta, ma forse c'è una soluzione per metterla a posto. Mommy Longlegs sarebbe perfetta per facilitare tutto con i bambini nella Game Station. Ha il calore di una madre, che una madre dovrebbe avere, e qualsiasi bambino può imparare ad ascoltare la sua madre. Qualsiasi bambino disobbediente può imparare ad ascoltare la sua madre. Ha senso che quello che stiamo... Make sense that you're seeing... Ah, ha senso che vedere questi bambini ogni giorno potrebbe migliorare il suo comportamento. E questa... E ciò è veramente... Ed è abbastanza improbabile che si comporti in maniera, come ha detto, aggressiva davanti ai bambini. E... Trasferitela al centro di alta sicurezza immediatamente. Ok. Ruota di... Oh! Ruota sotto. Ok, sotto ruota tutti e due. Devo andare di là? Vediamo. Veduma, se devo andare di là. Suppongo che cadere dentro quell'acqua implichi una brutta fine per me, vero? Andare di là? No, devo mettere un giocattolo qui. Ok, io devo prima trovare un giocattolo. Suppongo di dover andare di qua allora. Ruotiamo di 90 gradi anche il top allora. La cassetta verde? Dov'è che la trovo, scusami? Di qua non c'è. Era qui da qualche parte, non l'ho vista? No. Potrebbe essere una cassetta verde. Qua sotto? No, c'è quello lì che andrebbe preso a calci. Ah. Ah.
Avrei dovuto guardare un po' meglio in giro. Non sono sicuro che... Di solito la nascondono nella zona. Oh, non la vedo io. Non so voi, ma io non la vedo. Vabbè, sarà per la prossima. Oh, cacchio. Ok. Adesso altri 90 gradi. E sono arrivato. Ok. Ce l'hai fatta. Oh madonna, mi sono spaventato a morte. Non riuscivo a capire cos'era quel movimento. Poi mi è caduto quel pacco davanti. Miau, 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 miau. Ma forse tu sei l'unico giocattolo simpatico. Scusa, non volevo. Mi sono sbagliato. Questo che cos'è? Ah, mi fa salire? Perché dovrei salire? Cos'è sto posto? Devo prendere un giocattolo, no? Fammi prendere un giocattolo. Non me lo fa prendere. No, non me lo fa prendere. Devo salire fino in su. Ah, ok. Loro cadono da qui. Quindi devo tipo... Un tasto. Ah ah. Ah ah. Ah. Questa catena di montaggio è un po' tarocca, Frank. Ok, adesso. Oh, eccolo qua. Ho trovato il mio giocattolo adesso. Devo scendere usando l'ascensore, suppongo. Ok, adesso che ho il mio giocattolo. Però non ho ancora la cassetta. Ah, mi aspetto di spaventarmi da un momento all'altro. Deve arrivare per forza mommy tra poco. Deve per forza arrivare. Io voglio troppo trovare sta cassetta di merda, dai. Deve essere qui da qualche parte, per forza. È sempre stato così. C'è qualcosa di verde lì? No, non c'è niente. Oh. Qui. Qui, 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 qui. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. No, niente. Ah, boh. Sarà per la prossima. Eccoti qua il tuo giocattolino. Fammi passare. Ah, ok. Dove sto andando? Perché dovevo andare di qua? Perché devo andare nei condotti della lezione di nuovo? Non lo so. Ma so che è l'unica strada che posso seguire. Forse, forse, qui c'è una scelta. Qui c'è una scelta. Andiamo questa più corta, dove mi porta prima. Verso uno jumpscare. Un posto molto brutto. Molto brutto. Ok, questo non si apre. Personale solo autorizzato. Cassetta rossa. Vabbè, io già ho avuto problemi a trovare quella verde. Figurati la rossa dove la trovo. Allora no, dovevo andare dall'altra parte perché evidentemente mi porto dall'altra parte. Perché per riaccendere la corrente elettrica aprire queste due porte. E forse ritroverò la cassetta. Poi è bloccato. Ok. Di qua suppongo di non dover cadere, se no farò una brutta fine. Ok. Ah, ok, sono dall'altra parte. Perfetto. Qui non posso mettere la mano al momento, però che cosa devo fare? Ah, ok. Ok. E ora? Non riesco a capire, Frank. Ok. Aha. No, non mi è chiaro. Non riesco a capire perché. Devo portare la corrente qua, da quel che ho capito. Ma perché? Perché non ha funzionato, scusa. Cioè, uno. Due. Perché non posso mettere la mano qui? Molto strano. È abbastanza palese che ci debba mettere la mano qua dentro. La leva qua? No.
No, per niente è chiaro. Però sento qualcosa aprirsi. Cos'è che si sta aprendo e chiudendo? Ah, è questa porta, ok. Stavolta non si sta aprendo, perché? Stavolta ha deciso di non aprirsi, ma perché? Ok, in quest'ordine si apre. Oh! Oh! Era l'ordine delle cose! Dovevi dirmelo! Dovevi dirmelo! Adesso? Ah! Non ho tempo! Non ho tempo! Oh! Era l'ordine, ho capito. Dovevi dirlo prima. Non pensavo l'ordine contasse. Mannaggia a te. Adesso? C'è solo la corrente elettrica per andare dove? Qua? Oh sì. Oh sì. Ti offendi se ti dico che non sono interessato? No, ha aperto qualcosa. Cosa? Io ho sentito il rumore di apertura. Coincidenza mentre ho premuto coso. Mentre ho premuto il rumore contro la porta gialla, pensavo si aprisse. Niente, oh. Cosa si è aperto? Scusa, non riesco a capire. Di qua. Di qua. Mannaggia a te. Ah! Questa non è una non è affatto una bella cosa, per niente. Qui non si apre. Ok. Ok. Devo salire su, suppongo. Ah! Ah! Oddio mio! Sono in trappola. Sono Fuked. Sono Fuked. Ora giocheremo un ultimo. È inquietante sta roba. Ha detto... Ti ho detto di non barare, hai barato e adesso giocheremo un ultimo gioco. Si chiama Nascondino. Con quegli occhioni non avrei problemi a trovarmi. Oh, si è aperto! Ciao, addio! Parkour! Fuori, fuori, fuori! Via, via, via! Perché la sento ancora nel mio orecchio? Non hai contato fino a zero, l'uno non l'hai detto, bugiarda! Quindi tecnicamente non puoi muoverti adesso. Barona! Sei l'unica strada che posso seguire senza guardarmi indietro. Non me ne frega se perdo delle achievement, qualcosa, delle statue d'oro. Me ne frega niente, io vado avanti. Per l'unica strada che vedo. Via, 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 Frank. Però non c'è una musica cattiva, quindi non è così importante questa cosa, dai. Deve esserci un'atmosfera. Cioè, l'atmosfera c'è visiva, ma... Audio no. Non mi fai paura. Non mi fai per niente paura. No. No, no, no. Ma mi fai cagare. Hoogie Woogie era molto più inquietante. Tu fai ridere. Che devo fare? Tira questa. Ok, per andare di là. Forza, Frank. Forza. Oh, no! La volevo raccogliere. No, l'ho vista troppo tardi. Stavo scappando, ok. Qui i giocatori sono tutti morti. Questa non funziona. Perché? Oh, cosa ho trovato? Posso fermarmi a leggere, vero? Niente di che, niente di interessante. Allora, qui mami mi sa che l'hanno disegnata un po' troppo sexy per i bambini. Ok, qua cosa, dove siamo? In un porto, che questi sembrano dei container, sembrano. Staff only, ma è tutto staff only, dai. Un po' troppi. L'ordine quale sarà? Rosso, verde, blu, giallo. Il rosso, verde, blu, giallo. Magari questo rosso, giallo, blu, verde. Rosso, giallo, blu, verde. No. Di là ci devo salire. Ho fatto. Cosa c'è lassù? Devo salire là dentro tipo? Accovacciato? No. Ce l'ho quasi, ce l'ho quasi.
Oh, forse ho capito. Uno. Cos'è questo? Rosso è l'uno. Blu è il due. Rosso, blu, verde è l'ultimo che rimane. Quindi rosso, blu, verde, giallo. Mommy, eh? Non è intelligente, ma non l'ho ancora vista, cioè... Non lo so. Pensavo mi inseguisse, ma non ho ancora incontrato... Ah! Perché parlo? Ah, inquietante, inquietante come poche cose. Via! Oddio mio. Se mi nascondo lassù... Oh! No, 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 ok. Ma mi ha visto oppure... Devo per forza nascondere... Oh! Perché cacchio ho parlato? Mamma mia, non ho ancora vista da... Cioè, pensavo mi dovessi inseguire, pa, mi compare davanti. Ma allora questo è karma, veramente. Più vado avanti, più sono convinto che il karma effettivamente esista. Più mi rendo conto che le parole pesano. Ma proprio anche quando le dici da solo, in privato, proprio pesano. Influiscono. La legge dell'attrazione, chiamatela come volete, ma... Sono spaventato a morte. Queste sono maniglie? Cosa c'è qua dentro? Niente. Ok, meglio non camminare qua, ho paura che si rompa. Ok, qui manca qualcosa. Maintenance list. Assicurarsi che il macchinario sia pulito da detriti. Pulire le superfici con lubrificante e altri composti che rimuovono i detriti. Cercare e ripiazzare i pezzi danneggiati. Controllare i fluidi del macchinario. Controllare le cinghie per il danneggiamento. Ok. Oh, per caso, lo devo mettere qui? No. L'ingranaggio centrale è stato rimosso ed è danneggiato oltre la riparazione. Per favore ripiazzarlo al più presto possibile. Come cacchio lo faccio? Come cacchio faccio? Che succede? Cos'è questa roba? Oh! Oh! Mold slot. Ah, mold. Quindi questo è tipo macchinario per la cera, tipo quello. Ok, qui c'è pure l'energia elettrica, l'ho vista adesso. Quindi accendendolo, tipo. Questo si accende. Ah! Suppongo che camminando sul fuoco facciamo tutta fine. E mi creerà un ingranaggio di cera. E sicuramente funziona bene quando è ferro, vero? Ok, quindi questo lo devo utilizzare qui, suppongo. Geniale. E tirare giù la leva. Ah! E quindi posso proseguire. Oddio. Oh! Dove devo andare? Mi nascondo qua dentro. Me ne frega niente, mi nascondo qua dentro. Gesù. Non mi vede, vero? Oh! Ah! Ah! Madonna! Quindi sì, ti vede! Ha attraversato i muri, sta suina! Ha attraversato i muri! Questo è barare! Forse non mi dovevo nascondere lì. Però è il primo posto che mi è venuto in mente. Dammi l'ingranaggio, muoviti. Corri, Frank, corri! Forza! Adesso tira la leva. Non c'è un posto dove posso salire? No, neanche. Oh! Non entrare. Mi sfidi? Sono troppo stupido per ascoltare le tue istruzioni. Adios! Oddio, però il rumore che fa è veramente inquietante. Sono davvero inquietante. Forse devo chiudere e nascondere. Non mi do un nome. Magari anche il movimento. Oh, mica. È salita su. Oh, 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 oh. Anch'io li so fare sti rumori, eh. Possiamo diventare complici nel cacciare chiunque si intruda qua dentro. Posso diventare il tuo alleato. Con un contratto a tempo indeterminato. 12 euro l'ora. Ed è pure vantaggioso rispetto alla competizione. Questo sembra un braccetto meccanico. Sparita, quindi suppongo di dover andare dove ero andato prima che lei mi rompesse le scatole. Oh sì. Per
E resta leva, suppongo. Altro non c'è. Andiamo a leva. E altro. No! Dio, mi... No, 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 no! Oh, non mi prendere, non mi prenderai mai vivo. No, è velocissima! È velocissima! È più veloce! Corri, 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 corri! Salta giù, salta giù. Di qua è bloccato, di qua è sì, di qua no, di qua... Ah, non riesco neanche più... No, 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 non mi toccare il pipino. No, 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 non mi toccherai mai il sedere. No, 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 no. Via con le manine. Ah, è vicinissima! No, un altro ma... Devo andare su. Tocchi il cazzo. Ah, Dio mio! Inquietante. Troppo inquietante. Non leggo greco, ok? Get up. È la marca dell'Ins, quella taroccata dei succhi. Che comunque sono più buoni di quelli originali. Forza, che ce la possiamo. Non dire che devo rifarmi tutto. Ok, devo tirare solo la leva. Allora è che sono furbo. Adios. Adios. Vedi che sono furbo io. E ho il non ho alcun cazzo di vantaggio. Pensavo di avere il vantaggio, non ho niente. Non mi hai aperto la porta, sei un suino. Adios. Ma lei non ha attraversato la porta. Lei è malato. Lei è comparsa da un'altra parte. Me la sento proprio sulle chiappe. Me la sento proprio vicina, la sento. Tira, 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 tira! Ah, si arrampica! Si arrampica! Non l'avrei mai detto! Oh! Ho sbagliato strada. Perché? Perché tra tutte e due le scelte... Cervello, parla con me. Perché tra tutte e due le scelte che avevo davanti... La più logica mi è sembrata saltare nel vuoto. Perché? Spiegami. Ippocampo. Tu che gestisci... O ipotalamo, come cazzo si chiama? L'ippocampo è tipo il cavalluccio marino. Ippotalamo, tu che gestisci la parte del cervello dedita a questo. Perché hai scelto di buttarti nel vuoto? Cioè, preferisci cadere, spaccarti il collo cadendo, piuttosto che essere sbranato da quale strana bestia, oppure... Perché ho scelto di buttarmi nel vuoto? Alla prossima! Coglione. Non mi avrai mai vivo. Anche se trovi, non trovi neanche più attenzione. Forza, Fred! Wow! 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 Vai, Frank, dai, 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 non guardare indietro. Però sono così tentato dal farlo. Su, su! Wow! Era vicinissimo. Voglio andare a destra. Sinistra. Forza! Ce l'ho quasi fatta, credo. Devo saltare giù. Via, come se non ci fosse un domani. Dove sta arrivando? La ragnatela. Oh, la leva, la leva, la leva. Apriti, apriti, apriti. Apriti. Corri, 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 corri. Oh, si è fermata la musica. Ok, sono al sicuro. Basta. Smettila di gridare. Stai tranquillo, calmo. Forza. Tatta. Ah, era solo un disegno. Porca miseria, pensavo fosse lei lì. Mi sono cagato in mano. Oh, però posso utilizzare il mio braccino blu. Forza. Beep. No. Beep. No. Più veloce. No. No. Dai, 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 dai. Vattene, vattene. Dammi il 5. Non si apre. Devo tirare quella leva. Tira, tira quella cazzo di leva. Ah, il capi. Godo, godo. Oh, oh, oh. Allora, come la mettiamo? Oh, sei incastrato. Perché non mi prendi? Prendimi con te. Cosa hai fatto? Oh, piccolo. Come osi farmi questo? E tu sai cosa hai provato a fare a me invece? Tu sai cosa hai provato a fare a me? Sei pure morta col sorriso. Cos'è quella? Cos'è questa cosa? Una mano ragno. Oh mio Dio. Cos'era quella cosa? Era una mano ragno che ha tirato il cadavere di quel coso. Tra l'altro, Poppy dove è finita? Dopo 2-3 ore di gameplay mi sono ricordato di Poppy. Dove cazzo è finita Poppy? Cos'è quello che ha tirato via il corpo? Mi sembra tipo... Potrebbe essere una cosa tipo il produttore, il creatore. Quello che ha creato il coso è diventato malvagio. Qua c'è qualcosa. Solo staff. Ok, io non faccio parte dello staff. Che ha creato questi giocattoli. Una volta che è morto ha deciso di ritirarlo. Potrebbe essere l'antagonista del prossimo capitolo. Chi era quel signorino? Quella manina a forma di ragno. Con quelle unghiette che... Fanno paura. Ah! Che finesse fisica, eh?
Oi, mi sta laggando da morire. Mi sta... Oh, non ho visto neanche le scarpe. Quindi adesso devo andare dal treno, suppongo. Ma, no, aspetta, ma io non ho tutte e tre le parti. Non ho tutte e tre le parti del codice, Frank. Dove trovo la terza parte del codice? C'è la Poppy? Io sono arrivato. Oh, lì c'è qualcosa. Ah, è solo una ragnatela. Ok. Però queste ragnatele... Queste ragnatele, effettivamente, se vi ricordate, c'erano dei posti bloccati dalle ragnatele che non potevamo attraversare. Quindi, sono sicuro che quella mano di ragno sia un antagonista. Se ci pensate, sì. Tutto torna. È sicuramente il prossimo antagonista, quella mano del ragno. Sicuramente. Cos'è questo? E devo tirare anche questo. Devo tirarlo insieme. No. Che devo fare, scusami? Allora, leggiamo queste cose. Form request form. Non leggo niente, non ci capisco niente. Start report di Mike. Treno arriverà con i bambini. 9, tutti i bambini saranno. No, non mi serve. Non funziona. Cosa ho sbagliato? È strano. Non mi pare di aver sbagliato qualcosa. Devo premere su qualcosa che non ho visto. Plausibile. Oh, Poppy, mannaggia a te. Potevi parlare. Cretina. 4-3-2-1. L'hai uccisa? Sì. Bene. Salirò sul treno. Te ne devi andare. Perché sei diventata così cupa all'improvviso? Poppy? Perché sei diventata così Puppy? Perché sei diventata così cupa? Queste leve servono a qualcosa? Penso mi abbia aperto la porta. Beh, si è illuminato quel posto, quindi sicuramente sarà uno scivolo per scendere giù. Sembrerebbe proprio quello. Ui, non ci vedo niente! Però sono arrivato. Sono arrivato qui, nella stanza principale. Devo salire sul treno. Ok, mano verde. Grazie. E ora vedi il codice del treno. Sì, va bene. Quindi devo premere coniglio, Kissy, gatto. Quindi coniglio. Dov'è il coniglio? Coniglio, Kissy, gatto, mammi. Mi hai detto che è sbagliato. Ah, devo ordinarli, ok, ok. Coniglio, Kissy, gatto, mammi. Poi, secondo, i colori. Rosso, giallo, rosso, blu. No. Come si cambiano i colori? Ah, ok, qua. Rosso, giallo, rosso, blu. Ok. Poi devo premere. 4, 3, 1, 2. 4, 3... 1, 2, 4, ma che sono deficiente. Ho detto 4, 3, 1, 2. Ho fatto 4, 2, 1, 3, ma loro sono deficiente. Cioè, mano e cervello non sono proprio collegati. Devo tirare questa leva per far partire il treno? Sì! Ciuf, ciuf, via da questo posto. Ma scusami, non ero venuto a salvare i miei dipendenti, i miei colleghi, ex colleghi. Perché... Spero che Stella non fosse il mio ex collega. Perché adesso me ne devo scappare? Non ha molto senso il mio... comportamento. Non dovevo entrare in primo cioè non dovevo proprio entrare a sto punto. Questo è il freno, la devo tirare? La devo tirare ad un certo punto, suppongo. Che ci sarà qualcosa. Ok, lì vedo una mano, no, una luce verde. Ciuf ciuf. Vedete che comunque il corpo si muove. Mi hai salvato. Tu sei perfetto. Troppo perfetto per perdere. Mi dispiace. Non posso lasciarti vivere! Non abbiamo mai incontrato nessuno come te. Sai quanto tempo sono rimasta bloccata dentro quella cassa? Beh,
troppo. I had so much time to think and reflect. Ho avuto così tanto tempo per pensare. Exactly what I would do when free. Tempo per pensare cosa avrei fatto. Appena libero. Per sistemare le cose. Cose terribili sono successe. Ma so che qualsiasi cosa avessi bisogno di fare, io abbia bisogno di fare, tu sei capace. Tu farai cosa? Che è successo? Mi sta raccontando tutto, che è successo? Cosa l'ha bloccata? No, I can't let you live vuol dire, nel senso, non posso lasciarti andare, non posso lasciarti vivere, non I can't you live, I can't let you live. Ha detto, I can't let you live, io pensavo non posso lasciarti vivere, no, intendeva non posso lasciarti andare, ho bisogno di te che tu, affinché tu faccia qualcosa, ma qualcosa cosa? Secondo me non è cattiva. Può sembrare cattiva, ma in realtà ha solo intenzione di liberare questi giocattoli dal loro male, dalla loro maledizione probabilmente. E ha bisogno del nostro aiuto. Sto tirando, ma non funziona. Stop train, lo sto facendo. Non funziona. Mi sa che mi andrò a schiantare. Mi sa che posso. Ok. Questo funziona. Sapevo che avrei dovuto chiamare questa leva prima. Lo sapevo. Lo sentivo proprio. Però mi fa ridere come si muove la mano. Perché si spara in avanti, ma comunque c'è il movimento del corpo e quindi si sposta in avanti. Si sposta seguendo la fisica del gioco. Dove sono arrivato? Dove sono finito? Plavcare. Oppure Plavcare. Quale delle due? Plav o Play? Plavcare. È finito! Capitolo 2. Una mosca nella ragnatela. Intenso. Se facesse più paura del primo capitolo, questo non lo so. Diciamo che era alla pari, perché comunque, per carità, c'era molto più tensione, avevi molto meno tempo per reagire con Mommy. Sicuramente il lato positivo di questo capitolo è che era molto più lungo, aveva più gameplay. Sicuramente è stato questo. Non abbiamo niente da dire, molto più tempo per giocare, divertirsi. Però a livello tensione più o meno lo stesso livello del primo. Forse sì, forse un jumpscare è stato più inquietante, ma quando ho visto il coso uscirmi davanti nel primo capitolo dall'area buia, no. Sicuramente il primo mi ha spaventato di più, però questo è stato più lungo e l'ho apprezzato per il gameplay, sicuramente. Ok, secondo capitolo migliore, dai, punto. Però per dare al lato tensione è meglio il primo. Quindi, gente, questo è stato Poppy Playtime capitolo 2. Aspetto il capitolo 3, non vedo l'ora che esca, sicuramente. Lo comprerò al più presto possibile, non appena uscirà. Mi auguro che vi sia piaciuto il video. Ricordatevi di lasciare un commento, un like, farmi sapere cosa ne pensate, iscrivervi al canale magari e condividere con i vostri amici. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo nel prossimo video serie. Bella bella!